C'è sempre una prima volta nella vita, e quella dell'Alcione è arrivata sabato 25 maggio a Sesto San Giovanni. La squadra Orange è infatti campione regionale, categoria giovanissimi 98, per la prima volta nella sua storia. 1-0 il risultato finale sulla Soccer Boys, gol del capitano Luca Ciletti e titolo dedicato in tutto e per tutto al presidente Fabrizio Tonani, scomparso a fine febbraio e oggetto della maglietta celebrativa dell'entourage arancione. Solo per te, Mitico Press. Primo titolo anche per il tecnico, Alessandro Tonani, giovane allenatore nonché figlio del presidentissimo, capace di vincere il girone davanti a Lombardia 1 e Cimiano, prima di eliminare la Folgore Caratesi ai quarti e la temibilissima Enotria di Roberto Vitaloni nella doppia semifinale che ha portato l'Alcione a giocarsi l'ultimo atto a Sesto San Giovanni contro la corazzata Soccer Boys appunto. Una Soccer che si è presentata alla partita più importante con un curriculum di tutto rispetto, girone stravinto davanti a squadroni come Aldini e Accademia Inter. Poker secco rifilato all'Alzano Cena nei quarti di finale, prima della doppia e appassionante semifinale contro il Pontisola di Cavalli. Squadra imbattuta e un cammino fatto di 4 pareggi e nessuna sconfitta. Purtroppo per Luigi Ferrara, allenatore e responsabile delle giovanili della squadra di Turbigo, la sconfitta arriverà al termine di 70 minuti intensi e nei quali i biancorossi hanno tenuto quasi sempre in mano il pallino del gioco, tirando però in porta pochissime volte. Anche a causa della squalifica combinata a Riccardo Battistello dopo l'espulsione rimediata a Terno d'Isola nella semifinale di ritorno. E nel calcio, si sa, vince chi la butta dentro. Tonani sceglie il collaudato 4-2-3-1 e in attacco dà fiducia a Soresini, gioiello inseguito anche dal Genoa ma in non perfette condizioni fisiche. Alle sue spalle i trequartisti Bramante, Franco, Ciletti, supportati in mediana da Zanaboni e Robbiati. Linea di difesa a 4 con Marinoni, Galgano, Locatelli e Barbata a fare da scudo al portiere Davi. Dall'altra parte, Ferrara sopperisce all'assenza di Riccardo Battistello gettando nella mischia il 99 Carraro al fianco di Kaliman, con il solito Rocco a ispirare da trequartista con la collaborazione dei tre centrocampisti, Vernocchi, Andrea Battistello e Marco Colombo. Dietro, Ceccarello, Turola, Porta e Elia Colombo difendono la porta di Salvadori. Arbitro della sfida, Paolo Messaggi della sezione di Crema, coadiuvato dagli assistenti, anche se di Crema, Mattia Secchi e Michael Guerini. Fin dai primi minuti si capisce che la partita sarà molto equilibrata e per assistere alla prima vera occasione bisogna aspettare il 25esimo. Azione di stampo rugbistico, quella messa in scena dalla Soccer. I biancorossi scambiano bene a centrocampo. Rocco porta al tiro Andrea Battistelli, ma la conclusione del centrocampista non crea pericoli a Dati e finisce alta sopra la traversa. Dopo la classica fase di studio, la partita entra nel vivo e si fa vedere per la prima volta anche l'Alcione. Lancio dalla difesa che innesca tra le linee il solissimo Bramante, che a sua volta tocca per Soresini. L'attaccante, 17 gol segnati in regular season per lui, fa fuori con una finta porta ma strozza troppo il sinistro, bloccato facilmente da Salvadori. La Soccer Boys punta molto sul TikTok stile Barcellona. Rocco ispira, Kaliman si invola sulla fascia destra e imbecca centralmente Carraro, che con una doppia finta mette a sedere prima Galgano e poi Marinoni, ma senza fare i conti con Porta, che recupera e salva tutto facendo perdere il tempo al giovane attaccante della Soccer, che tocca poi fuori per Colombo, la cui conclusione termina all'otto. In questa fase centrale di primo tempo, le squadre si trovano a proprio agio e le palle gol continuano ad arrivare. Su un pericoloso calcio d'angolo Orange, Salvadori esce con i pugni, e poi è Andrea Battistello a sbrogliare la matassa e ad allontanare la minaccia. Ormai lo spartito è chiaro. La Soccer fa la partita, l'Alcione rimane coperto, toglie ossigeno ai mediani turbighesi e prova a ripartire, ma Soresini in giornata no, e finisce troppo spesso in fuorigioco. Al 33esimo è ancora Andrea Battistello ad avere sul destro una buona palla da scaricare verso la porta, ma il suo tiro finisce altissimo sopra la traversa, e il primo tempo si chiude giustamente sul risultato di 0-0. La ripresa comincia con Liro in campo nell'Alcione al posto di Soresini, e stavolta, per emozionarsi, bastano solo 120 secondi. Rimessa laterale da sinistra, sponda di testa che libera il tiro Franco, ma la conclusione è telefonata e Salvadori blocca senza problemi. Due minuti più tardi, e siamo solo al quarto, Zanaboni trova la profondità per il neo entrato Liro. Palla bassa a rasoterra, ma la Soccer riesce a chiudere lo spazio e a rendere innocuo il destro da fuori tentato da Robbiati, con Salvadori che guarda il pallone sfilare sul fondo senza particolari problemi. Al 12esimo, l'episodio che cambia e decide la partita. Messaggi fischia un fallo, peraltro dubbio, sulla tre quarti difensiva della Soccer per un contatto tra Andrea Battistello e Ciletti. È proprio Capitan Ciletti a incaricarsi della battuta. Il suo destro spiovente non viene toccato da nessuno e si insacca alla sinistra di Salvadori, ingannato dalla presenza di tanti giocatori davanti a lui che gli coprono la visuale.
come possiamo vedere nel replay, Locatelli tenta la deviazione di testa, ma non ci arriva per una questione di millimetri. Salvadori rimane spiazzato e il vantaggio Alcione è servito su un piatto d'argento. La socera a questo punto prova a riorganizzarsi, ma l'Alcione si chiude e tenta di mettere in ghiaccio il risultato. Zanaboni, grande partita la sua, trova ancora il corridoio per Tomé. L'esterno avanza e tocca per Liero, che invece di appoggiare lateralmente si fa recuperare da Colombo. Alla squadra di Ferrara non rimane che provarci con qualche calcio piazzato, ma Davi è sempre attentissimo e se non riesce a bloccare la sfera, decide di respingerla a pugni chiusi, liberando l'area di rigore e tenendo lontani i pericoli fino alla fine dei minuti di recupero. Al triplice fischio di Messaggi, finalmente, si può scatenare la festa Orange in tutta la sua essenza. Alessandro Tonani, ottima impostazione e lettura della partita la sua, viene portato in trionfo da tutti i suoi ragazzi. Il direttore sportivo, Giancarlo Corbetta, si lascia andare in un abbraccio liberatorio con tutta la squadra. E quando finalmente Capitan Ciletti può alzare al cielo di Sesto San Giovanni la coppa che vuol dire primo titolo regionale, allora la festa è davvero completa. Tonani, Fabrizio, da lassù avrà certamente apprezzato.